Il consigliere Smacchi questa volta ad interrogare l'assessore Cecchini, regolamenti attuativi delle norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali di sorgenti e termali. Prego, consigliere. Sì, grazie Presidente, buongiorno ai consiglieri e all'assessore. Solo la casualità ha voluto, Presidente, che lo stesso giorno io e il consigliere Morroni, che quindi probabilmente siamo ormai in forte sintonia su quella fascia, su determinati temi, abbiamo presentato la stessa o una interrogazione simile sullo stesso argomento. Allora, per non ripetere quanto detto dal consigliere Morroni, vorrei dare alcuni dati per quanto riguarda il mercato delle acque di sorgente o naturali. 14 sono i comuni interessati in Umbria, 1.500.000 sono i litri imbottigliati ogni anno in Umbria, circa 1.800.000 sono i canoni pagati dalle 6 aziende ancora attive e operative alla Regione Umbria nel 2017, circa 600.000 euro sono i canoni che in base alla nuova legge che insieme al collega Rometta abbiamo presentato, che abbiamo condiviso con tutti i colleghi di questa aula, verranno distribuiti nel triennio 2018-2020 ai comuni interessati. Per darvi alcuni dati specifici per quanto riguarda i comuni, in particolare per i comuni maggiori, al comune di Gualdo Tadino dovranno essere date risorse per circa 150.000 euro all'anno, circa 100.000 euro al comune di San Gemini, altri 100.000 euro al comune di Gubbio, 60.000 al comune di Nocera, 25.000 al comune di Sellano, 20.000 al comune di Scheggia, 50.000 al comune di Cerreto. Ricordo che in Umbria vengono utilizzate, imbottigliate circa il 10% di tutte le acque minerali in Italia, per darvi un'idea di che mercato parliamo. Detto questo, è chiaro che i ritardi a cui faceva riferimento l'assessore Morroni ci sono. L'impegno che chiediamo alla Giunta è quello di portare al più presto questi regolamenti, prima in commissione e in aula, al più presto significa entro il mese di settembre, affinché i comuni possano mettere a disposizione quelle risorse per progetti che in alcuni casi sono stati già presentati. Mi riferisco in particolare al comune di Gualdo Tadino, in cui il sindaco ha presentato, dopo averlo deliberato in giunta, un progetto avente ad oggetto il risanamento dell'ex cava di Breccia in via Zoccolanti, facendo anche un piano finanziario, dicendo che 100.000 euro verranno prese da un finanziamento nazionale e altri 100.000 euro li sta aspettando dalla Regione in base ad una legge che prevedeva già per il 2018 queste risorse. Ringrazio l'assessore invece per aver già messo queste risorse in sede di assestamento. Ho visto che per il triennio 2018-2020, dato che non c'erano nel previsionale, sono stati messi 600.000 euro per ogni anno. Questo significa che c'è la volontà politica, adesso bisogna superare al più presto questi ritardi al fine di mettere a disposizione queste risorse su progetti condivisi che vanno per il risanamento ambientale nella maggior parte dei casi di quelle aree. Grazie assessore. Ok, prego assessore Cecchini per la risposta. Sì, ma gran parte degli aspetti già il consigliere Smacchi li ha riportati. Va detto che pur in presenza di un ritardo da parte degli uffici nel predisporre appunto la bozza di regolamento, non è che quando i comuni ci hanno presentato richieste per bonifiche o comunque riqualificazioni legate ai temi ambientali la Regione non ha contribuito indipendentemente da questa legge. Questo è avvenuto anche per il comune di Gualdo Tadino nei casi in cui appunto ce ne fosse stato e ce n'è stato bisogno. La verità è che appunto comunque la Regione onorerà l'impegno che deriva dalla legge e che, ripeto, come ho detto prima, nelle prossime settimane il regolamento arriverà in commissione. Grazie assessore, prego consigliere Smacchi per la replica. Sì, la ringrazio assessore, chiaramente monitoreremo soprattutto rispetto ai tempi al fine di utilizzare queste risorse già nel 2018. Ricordo però anche al consigliere Morroni che alcuni fondi
con riferimento a questa legge non modificata sono stati erogati dal 2011 in poi dalla Regione e sono stati già rendicontati da alcuni comuni con alcuni interventi specifici. Faccio riferimento in particolare al comune di Acquasparta che ha impiegato questi fondi per interventi di messa in sicurezza e sistemazione del sistema di fognature del centro storico, il comune di Scheggia e Pascelupo che ha realizzato aree di sosta attrezzate con fontane per la fruizione di acqua mineraria, il comune di Nocera Umbria che ha effettuato interventi di manutenzione straordinaria delle terme del Centino e il comune di Città di Castello che ha effettuato interventi per la regimazione delle acque piovane e per la sistemazione della strada limitrofa al complesso termale. Quindi non siamo stati fermi, giustamente come diceva l'assessore, al di là anche delle risorse vincolate a questa legge. Ora però abbiamo uno strumento che è fortemente richiesto dai stessi sindaci, dalle comunità e quindi dobbiamo assolutamente accelerare. Grazie. Andiamo avanti, siamo arrivati all'ultima interrogazione di oggi. L'assessore Pavarelli ad essere interrogato, i consiglieri Liberati e Carbonari a presentare l'interrogazione. ThyssenKrupp, controllare rispetto standard salari e inquadramento esternalizzati, ditta Iosa, azioni per salvare 140 famiglie, caos di scarica, imporre aggiornamento via ex testo unico 152 del 2006. Prego, consigliera Carbonari. Grazie Presidente. Dunque, mentre AST ThyssenKrupp da anni non è più l'interesse primario del gruppo tedesco, la multinazionale pare conseguire dei significativi risparmi non solo sul versante degli impianti, peraltro spesso inefficienti, come dimostrato anche nelle varie analisi certificate ISPRA, ARPA, eccetera, eccetera, sull'allarmante tenore dei metalli pesanti nell'aria, nei suoli e nelle acque, ma anche sul fronte organizzativo, dopo i pesanti tagli occupazionali e di stipendi seguiti alla vertenza del 2014. AST, infatti, risulta che ricorre a decise esternalizzazioni, evitando assunzione in proprio di personale dipendente e, fatta salva la verifica del DURC, ignorando il rispetto degli standard retributivi di queste maestranze, esternalizzazioni somministrate e via via poi precarizzando. Essendo, direi, la ThyssenKrupp un'azienda ad altissima responsabilità sociale, pare almeno necessario un ferreo controllo dei minimi tabellari e dell'inquadramento di questi esternalizzati, visto poi che per appalti da eseguire altrove, i soggetti proprio che operano in AST sono stati di recente giudiziariamente puniti proprio per aver violato questi principi di base del diritto del lavoro. E nel frattempo purtroppo prosegue anche la crisi, un'altra delle tante crisi, della ditta Iosa Carlo, impresa da anni operante operativa presso la AST, che dà lavoro a molte 140 famiglie e che per diversi motivi sembra essere un boccone prelibato di svariati soggetti interessati nello spolpare una realtà storica, non solamente locale, rischiando di mandarla in fallimento pur dopo aver accettato in Umbria soggetti pseudo imprenditoriali ben diversi e qualche volta direi anche indegni. E allora, premesso tutto ciò, noi vorremmo sapere se dopo anni e anni di blande verifiche la Giunta intenda sollecitare il Ministero del Lavoro a controllare rigorosamente gli standard retributivi e l'inquadramento degli esternalizzati di AST, informando anche su come la Regione poi stia agendo per tutelare i dipendenti, storia, valore della ditta Iosa Carlo, comunicando poi i motivi per cui nella pluriennale ed estenuante attesa del vincitore della gara della Thyssen per il recupero delle scorie, la Regione non stia ancora imponendo l'aggiornamento della via, come prevede l'articolo 28 del testo unico 152 del 2006, sul sito produttivo, tacendo dell'ulteriore espansione in atto nella nota di scarica dei veleni, vocabolo Pentima Valle, a poco più di un chilometro dalla cascata delle Marmore, in un quadro che in realtà ormai noto di ammorbamento generale totale, pluricertificato dalle succitate verifiche ISPRA, ARPA, eccetera. Grazie. Grazie, prego Assessore Pavarelli.
Sì, grazie Presidente. Ma l'annunciata fusione tra la Tata Steel e la ThyssenKrupp determinerà il polarizzarsi del mercato continentale dell'acciaio intorno a due grandi gruppi. È evidente che l'annunciata costituzione del secondo polo dell'acciaio richiede un'attenta considerazione e valutazione sulle prospettive di Ast del sito siderurgico di Terni, anche alla luce dell'accordo sottoscritto al Ministero dello Sviluppo Economico il 3 dicembre 2014 e alle possibili implicazioni ed evoluzioni che si determineranno in termini di competitività strategica del sito stesso. Accanto a questo le preoccupazioni aumentano per le dichiarazioni del CEO del 23 novembre scorso, nel quale si è annunciato che l'Ast è l'unico asset del gruppo attualmente in vendita, e poi le dimissioni del CEO stesso negli ultimi giorni rendono evidente la necessità di un intervento chiarificatore della proprietà circa i tempi, le modalità, le prospettive attraverso cui si intende dar corso a questa previsione. Quello dell'acciaio è un settore che ha avuto e ha un ruolo centrale nello sviluppo economico dell'Unione Europea, dei suoi territori, essendo un ambito altamente strategico, con 330.000 occupati, 500 stabilimenti di produzione in 23 Stati membri. In Italia noi oggi abbiamo 34.000 dipendenti diretti dalle imprese della siderurgia che operano in 41 siti produttivi, che ne fanno il secondo paese europeo dopo la Germania per produzione di acciaio e il primo per volume di riciclo di rottame ferroso. Terni, con il suo 1 milione di tonnellate prodotte e 2.000 dipendenti diretti, era un paradigma, a mio avviso, di un moderno sviluppo industriale su cui fondare il futuro produttivo occupazionale del sito, avendo a cuore quello che viene richiamato nell'interrogazione, cioè l'equilibrio necessario perché si può trovare tra le criticità ambientali e la necessità della continuazione di un produzione che deve, a mio avviso, diventare strategica anche attraverso procedure formali che consentono poi di interloquire con le multinazionali in maniera più adeguata di quanto non siamo in grado di fare oggi. Il mercato mondiale dell'acciaio è caratterizzato da un'eccedenza produttiva, da dazi e politiche di dumping messe in atto da paesi produttori extraeuropei, a cui bisogna rispondere con politiche adeguate rivolte all'innovazione, al risparmio energetico, all'ecosostenibilità, avendo riguardo al mantenimento dei livelli occupazionali. Compatibilità ambientale e sicurezza sul lavoro devono per forza diventare uno standard dell'economia globale e non essere strumenti di una competizione asimmetrica e sleale tra le diverse aree economiche del mondo. Per questo, dicevo, Ast può rappresentare non solo un paradigma ma anche una frontiera di politica industriale, non solo per l'Umbria ma per il Paese, con produzioni innovative in un quadro di sostenibilità ambientale. Sulla base di questi presupposti, il giorno 9 luglio la Regione ha convocato un tavolo su Ast con le istituzioni locali e le organizzazioni sindacali. La discussione ha evidenziato in primo luogo la necessità che il Governo si renda disponibile a un confronto con le istituzioni. Io ho sollecitato il Ministro Di Maio sia per iscritto che verbalmente nell'ultimo incontro che abbiamo avuto sulle tematiche del lavoro e le parti sociali per individuare da subito le politiche industriali più idonee a consolidare e sviluppare il settore siderurgico dell'acciaio in Italia e in Umbria, a partire dalle caratteristiche del nostro sito produttivo, l'unico che produce acciai speciali, in cui si colloca un sistema di competenze e specificità tecnologiche che lo rendono un compendio tra i più avanzati e competitivi in Europa. In sede governativa noi intendiamo ribadire non solo la strategicità del sito Ast, ma deve essere anche sottolineata in relazione all'ipotesi di vendita la difesa delle attività produttive del sito. In questo senso andrà individuato, a nostro avviso, un soggetto acquirente che abbia le caratteristiche di un operatore industriale vero, che sia un player con un profilo internazionale sul mercato dell'acciaio e che lo stesso sia in grado di offrire adeguate garanzie circa le proprie capacità finanziarie e commerciali. Si tratta questa di condizioni imprescindibili per la tenuta e lo sviluppo delle acciaierie. In questa fase noi siamo in attesa da qualche giorno della convocazione di questo tavolo, ma intendo precisare, non sfuggendo a quanto posto dagli interroganti, che la necessità del rispetto pieno delle previsioni contrattuali, degli inquadramenti anche degli operatori che operano all'interno di Ast. Le azioni di verifica a controllo, ribadisco, come ben sa la consigliera interrogante, sono di competenza esclusiva del Ministero del Lavoro e delle direzioni provinciali del lavoro, al quale io
Per accelerare proprio questa verifica chiedo che siano i verbali di questa interrogazione, di questa seduta, siano, Presidente, trasmessi direttamente alle direzioni provinciali del lavoro e al Ministero del Lavoro stesso, proprio perché si facciano, si completino quelle verifiche che venivano richieste dagli interroganti. Soprattutto per il fatto anche che il tema di subappalti sulla sicurezza del lavoro sono stati stipulati diversi protocolli, diciamo, in questi anni anche in sede di prefetture, e sul quale, diciamo, credo che sia necessario, diciamo, fare le opportune verifiche, perché anche lì, diciamo, si insinuano le questioni legate ai legali di dei che spesso, tanto spesso, vengono utilizzati e sbandierati. Rispetto alla vicenda della gara per il recupero delle scorie, noi non abbiamo attivato procedure di VIA perché non abbiamo alcun progetto in materia. Le procedure di VIA si possono. Noi non abbiamo, Regione, ricevuto da Acciai Speciali d'Erni alcun progetto in materia. In questo momento sono ancora in una fase interna di aggiudicazione delle gare, pseudogare, non so da quanti anni stiamo parlando di questa roba, quindi su questo condivido le riflessioni che vengono, diciamo, fatte dagli interroganti, ma noi, non avendo progetti, non possiamo attivare eventualmente le procedure di VIA, che possono essere attivate solamente in presenza di elementi progettuali che abbiano, diciamo, quelle caratteristiche sulle quali noi possiamo agire. Quindi quando ci arriveranno, ovviamente lo stesso vale per la discarica, nel senso che sulla discarica noi non abbiamo progetti. Assessore, tempo. Progetti di ampliamento, diciamo, che siano pervenuti. Noi stiamo discutendo, in questa fase si sta discutendo sulle autorizzazioni del 2005, sull'utilizzo del penultimo lotto, diciamo, previsto dalle autorizzazioni in essere del 2005, sul quale peraltro è stato chiesto un parere al Ministero dell'Ambiente per il riposizionamento, lo spostamento di un traliccio che ha avuto esito favorevole. Quindi tutti i ragionamenti relativi all'ampliamento eventuali di discariche future o meno, tutte le questioni ambientali, io credo, compreso il fatto che la stessa azienda ci ha chiesto un confronto sul rispetto dell'accordo sulle parti ambientali che competevano alla Regione del dicembre 2014, noi riteniamo che tutto questo debba essere oggetto del tavolo di riflessione con il Ministero e con il Ministro, perché, cioè, non possiamo offrire pacchetti competitivi e vantaggiosi da offrire all'acquirente che viene senza sapere chi sia questo potenziale acquirente. Quindi discarica futura, scorie, impegni della Regione anche finanziari sui temi dell'ambiente credo debbano essere riportati nella loro sede naturale, che è quella del tavolo del Ministero, sul quale, diciamo, noi vogliamo avere consapevolezza di quale sarà, prima, diciamo, di impegnarci in queste direzioni, vogliamo avere consapevolezza di quale sarà il futuro dei Acciai Speciali Terni nel contesto umbro e nel contesto paese. Quindi sulla vicenda riguarda... Assessore, non possiamo andare avanti. Ho finito. Sono 8 minuti e non è possibile. Su IOSA volevo solo 30 secondi sulla ditta IOSA Carlo, perché anche questa è importante per la sopravvivenza dell'asta, non solo per le 140 famiglie che vi lavorano. Io auspico che l'autorità giudiziaria conceda quanto è stato chiesto circa la possibilità di una gestione in continuità da parte di alcuni creditori dell'azienda, perché questo ci consentirà anche di mettere in campo, e su questo siamo disponibili, tutte le strumentazioni necessarie perché 140 famiglie e 140 lavoratori non finiscano, diciamo, come dire, nel calderone dei disoccupati, ma possano insieme all'azienda di riferimento continuare a svolgere un'opera preziosa anche in termini ambientali, non solo per le acciaierie ma per l'intera comunità umbra. Niente per la replica, perché non ci siamo proprio. Intanto, grazie Assessore, bene inviare i verbali di questa interrogazione all'Ispettorato, al Ministero del Lavoro, perché bisogna capire cosa accade lì dentro, a vantaggio soprattutto, non tanto del rispetto e non soltanto del rispetto della legge, ma di chi lavora lì dentro. Che a noi risulta, per quanto riguarda alcune aziende esternalizzate, è proprio in condizioni critiche, siamo sotto i livelli retributivi minimi. Primo. Secondo, bene anche gli auspici sulla ditta IOSA, perché non è che si possono mandare a casa 140 famiglie così. Bisogna fare in modo
che non ci siano soggetti interessati a spolparla sulle autorizzazioni ambientali che IOSA ha, e tutti lo sanno, e bisogna fare in modo quindi che i concordati abbiano il loro buon esito, perché tra l'altro quelle persone, questi dipendenti, le maestranze vengono tuttora pagate, i salari vengono pagati, quindi l'azienda non è che stia messa apparentemente così male. Non sono invece d'accordo, e la invito su questo a far rispettare il testo unico ambientale, non sono d'accordo sulla via, perché a me basta il presente, a noi basta il presente per dire alla Thyssen non te ne vai così, non te ne vai così, tu paghi i danni, questo è il punto. Pro futuro ne parliamo, ma prima del futuro c'è il presente e il passato, e chi ha fatto i danni se li paga, tra l'altro è un principio europeo, il soggetto inquinatore paga i danni. Invece no, è dal 2005 che la via è ferma, e già, come recita la legge, l'articolo 28, che non a caso ho occluso nell'interrogazione, si dice che qualora si accertasse la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, e sono accertati dal 2006, da quando è stata fatta la superstrada a Terni Rieti con la galleria Tescino lì sotto, che è un grandissimo casino, ammorbamento delle falde acquifere enorme, con cromo esavalente che ha debordato rispetto ai confini dello stabilimento. Bene, questo imponeva già, come dire, ex tunc, che si facesse la VIA, valutazione di impatto ambientale, o procedimento coordinato AIA VIA. Su questo vi invitiamo a far rispettare la legge, senza più andare avanti col tema dicotomia salute ambiente lavoro. Non esiste, non esiste la ThyssenKrupp multinazionale che a casa sua rispetta le regole e rispetta anche da noi in Italia, chiaro? Grazie, abbiamo concluso con questa ultima interrogazione la sessione lunghissima del question time di oggi. Grazie.